La ricetta che vi propongo oggi è una ricetta tipica cubana, proprio quando comincia già un pochino di freddo e per caso hai preso l'influenza. Questa è la ricetta che fa per te. Vediamo adesso gli ingredienti. Qui, come al solito, vedrete tutti gli ingredienti sullo schermo e cominciamo a mettere in una pentola, la mia è una pentola a pressione, un po' di olio extravergine e metto del pollo, può essere la parte della schiena o le ali o anche i durelli, i fegatini, con tutte queste parti si può fare la minestra. Aggiungo un po' di origano e vado a rosolare. Aggiungo anche un po' di vino bianco. E atto seguito cominciamo con l'aglio, mezza cipolla e mezzo dado. Mezzo bicchiere con 2 cucchiai di pomodoro concentrato, il quale ho allungato con un pochino d'acqua e anche un po' di zafferano. Aggiungo adesso un po' di acqua che copra a metà il pollo e facciamo cuocere a pressione col fuoco basso 15 minuti da quando parte il fischio. Passato il tempo, l'ho passato in un'altra pentola perché quella là era molto piccola e faccio cuocere anche un quarto di zucca che le darà un tocco speciale. Ho regolato di sale e pepe e ho aggiunto ancora un pochino d'acqua per far cuocere bene la zucca. Quando la zucca sarà pronta, mettiamo i fidellini, che sono questa pasta molto fine, e saranno 40 grammi. Dopo 2 minuti la pasta è cotta e la nostra minestra di pollo è pronta. Ed ecco qua la minestra di pollo stile cubano in tutto il suo splendore. Questo d'inverno, ragazzi, è top. Dovete farla assolutamente. Se vi è piaciuta questa ricetta, vi prego iscrivetevi al canale che è completamente gratis, lasciatemi un bel pollicino in su e cliccate anche la campanella su tutte le notifiche, così non vi perderete neanche un video. E dopo questo vi invito a guardare anche questo. Ciao!